Predore è un piccolo borgo lacustre situato sulla sponda occidentale del lago di Iseo, in provincia di Bergamo. Ancora prima della recente scoperta delle terme, il ritrovamento di un'ara dedicata alla dea Diana, facente parte di un tempio a lei dedicato, ha fatto capire che qui i romani venivano a villeggiare e a cacciare. L'etimo predore potrebbe risalire infatti a preda, inteso come bottino di selvaggina, ma preda in dialetto locale significa anche pietra. Si possono ancora oggi ammirare nel paese alcuni resti dell'antico borgo fortificato e del castello medievale. Nella bella stagione è delizioso passeggiare tra le sue strette viuzze, che si articolano in ripido pendio fino ai margini del nucleo abitato. Di particolare fascino è la cosiddetta Torre di Mezzo del XII secolo, situata oggi all'interno della pregevole Villa Lanza. Le credenze popolari raccontano di due fratelli, l'uno guelfo e l'altro ghibellino, venuti a contesa, che vollero uno lasciare in piedi e l'altro abbattere la torre. In realtà non è certo cosa sia stato a provocare il crollo del mastio. Le terme sono state scoperte casualmente nel corso di uno scavo per costruire un condominio e sono state inaugurate nel 2012. Dovevano appartenere alla villa del console e pretore romano Nonius Arius Mucianus, Marco Nonio Ario Cuciano, che qui si stabilì nel 210 d.C. Le terme sono situate proprio nel centro storico del paese, nell'area dell'ex fabbrica Lanza. Gli studiosi hanno scoperto che le terme si impiantarono su un sito precedente, almeno del primo secolo d.C., e rimasero in uso fino al IV-V secolo d.C. L'edificio termale si sviluppava lungo gli assi nord-sud ed est-ovest e le mura perimetrali furono costruite in tecnica mista, mattoni, tegole e pietre legate con malta. Si possono distinguere quattro ambienti dotati di un riscaldamento a ipocausto. Erano serviti da un unico prefurnium preceduto da un piccolo vano ipogeo ed erano tutti concentrati nell'area nord-est. Presentano una forma rettangolare e sono adiacenti l'uno all'altro. Dei pavimenti riscaldati si sono conservate le sospensure che creano l'intercapedine per l'aria calda e il piano inferiore, mentre il piano d'uso superiore è stato completamente asportato. In una fase successiva venne demolito il perimetrale ovest dell'edificio nella sua porzione meridionale e qui vennero ricostruiti il tepidarium e il frigidarium, disassati rispetto al resto dei muri di circa 15 gradi. Il frigidarium era probabilmente in origine dotato di un rivestimento pavimentale e parietale in lastre di marmo e di una fontana nell'angolo nord-est. A sud di questo ambiente è stata rilevata una vasca di 5 metri per 10, profonda 1 metro e rivestita di lastre squadrate di pietra bianca locale. Nell'ambiente delle terme sono stati esposti anche dei reperti qui ritrovati, come materiali originali del sistema di riscaldamento a pavimento e un mattone che risale al II-III secolo d.C., sul quale sono presenti dei graffiti. E in origine forse doveva essere una tavoletta da scrittura, poi è stata riutilizzata come copertura di una canaletta. Interessante è la frase, non ancora del tutto chiarita, che menziona il dio Nettuno al nominativo e nelle ultime righe presenta due riferimenti espliciti alle acque. Numerosi frammenti di stucco decorato e di intonaci dipinti sono stati poi ricostruiti e allestiti nel vicino antiquarium, che è ospitato in una ex chiesa e che completa sicuramente la visita a questo complesso termale che, ricordiamo, venne abbandonato del tutto intorno al V secolo d.C.